Buongiorno Assessore, parto dalla giornata di ieri, la giornata della visita del Ministro Orazio Schillaci, il Ministro della Sanità a Genova per il centenario del San Martino. E proprio ieri il Ministro a Genova davanti a lei ha confermato come appunto l'anzianità certificata della Liguria è un valore di cui tenere conto anche nel riparto dei fondi, proprio come avevate chiesto voi, come aveva chiesto lei, come aveva chiesto la nostra Regione. Allora, ci si crede un po' di più adesso oppure ci sarà ancora da combattere, secondo lei? Ma noi ci abbiamo sempre creduto e ci crederemo ancora. Certo, da combattere ci sarà perché ogni regione porterà al tavolo della conferenza Stato-Regioni insomma, i propri problemi. Noi abbiamo questo che ci sembra sufficientemente grande per rivendicare appunto finanziamenti che siano sufficienti per garantire a tutti, ma soprattutto alla frangia anziana, che è quella che ha più bisogno di altri in termini di visite, ospedalizzazioni, diagnostiche, farmaci, e quindi genera costi che vanno assolutamente sostenuti. Il ministro è in linea con questo tipo di approccio, lo è da tempo, ieri lo ha ribadito. Assolutamente. Poi un altro dei temi di cui tanto si è parlato, anche nella nostra TV, lo diciamo in questo inizio settimana, perché da ieri si è iniziato a caricare parte di quelle 120.000 famose prestazioni, parte di un bando da 7,4 milioni di euro, quelle del privato accreditato, però insomma tanti non sono riusciti a prenotare, hanno avuto delle difficoltà. Che cos'è accaduto e come si procederà? Lo facciamo anche per chiarezza nei confronti dei telespettatori. Ma diciamo che non è che ieri mattina è partito tutto di colpo, nel senso che il privato accreditato che ha in pancia, diciamo, queste 120.000 prestazioni distribuite in circa poco meno di 47.000 ecografie, 37.000 radiografie standard e poi 17.000 TAC e 17.000 risonanze, è stato iniziato il caricamento dalle agende delle strutture private accreditate verso i CUP e il CUP centrale. E quindi è chiaro che non è istantaneo questo fenomeno e quindi ci vuole qualche giorno perché appunto queste prestazioni siano disponibili, ma naturalmente nel tempo questo avverrà e avverrà assolutamente in modo puntuale e preciso. In tutta la regione, perché questa volta rispetto per esempio a quanto era accaduto in una precedente gara sul privato accreditato della diagnostica, vi erano aree scoperte, nel senso che non vi erano privati accreditati che avevano risposto a questa chiamata. Questa volta invece la risposta è stata omogenea e quindi diciamo, dall'AS1 all'AS5 vi è una copertura totale. Questo secondo noi è un valore aggiunto. Intanto ricordiamo, Assessore, che si tratta di privato accreditato, dunque al cittadino poi in realtà non cambia nulla, ma che cosa possiamo dire, che consiglio possiamo dare alle persone che magari scrivono anche a noi e dicono: ma io non sono riuscita a prenotare, di portare pazienza? Allora, due cose. La prima cosa, ribadisco che al cittadino non è richiesto il pagamento di assolutamente nulla, come se lo facesse in un ospedale pubblico tradizionale. Il privato accreditato di fatto è semplicemente un supporto che la struttura privata fa per nome e per conto della struttura pubblica e quindi al cittadino non è chiesto nulla. La seconda cosa, sì, ci vuole qualche giorno in modo tale che le agende e quindi poi i CUP si carichino di queste slot, cioè di queste prestazioni e che poi possano essere quindi messe a disposizione del cittadino per essere prenotate. Grazie Assessore, chiudo con una battuta. Oggi giornata contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, ne ha parlato anche ieri il Ministro Schillaci nella sua visita a Genova, ha parlato del bisogno di un cambiamento anche culturale, ma anche di un aumento delle pene e proprio a Genova, all'ospedale Galliera, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nella serata di domenica abbiamo visto nuovi casi di violenza, a essere colpite sono soprattutto le donne infermiere. Una battuta finale, Assessore, su questa giornata, sulla sua importanza. Guardi, io vorrei che la giornata fosse tutte le mattine, tutti i giorni, perché questo è un reato davvero odiosissimo, contro i sanitari, contro le donne, e questo deve farci riflettere. Ha ragione, anch'io l'ho sempre pensato, ha ragione il ministro quando dice che sì, certo, il reato va in qualche modo punito anche in modo esemplare.
È giusto anche che noi, e lo stiamo facendo con le prefetture e le questure, quella di dare la presenza dei posti fissi di polizia all'interno dei nostri ospedali, e questo sicuramente dà un po' più di sicurezza a chi lavora, che non deve guardarsi le spalle tutti i giorni per pensare che ci sia qualcuno pronto ad aggredirlo a parole, a volte anche fisicamente. Però credo che sia davvero necessario un cambiamento culturale, cioè se noi pensiamo che chi è lì davanti a noi con il camice, con una divisa, che è lì per fare del bene a noi, che non stiamo bene in quel momento, e lo aggrediamo, beh, non facciamo altro che in qualche modo togliere fiducia, forza, passione a queste figure, che si allontaneranno soprattutto dai luoghi di trincea maggiori, che sono i pronto soccorso, e li vedremo ulteriormente svuotati. E questo secondo me deve farci ripensare. Questa rabbia repressa che la nostra società in qualche modo tiene dentro di sé, cova, e poi si manifesta in tanti modi, uno dei quali è questo, va chiarita. E la cosa che io dico ed invito tutto il personale a non tacere mai, devono sempre, perché se lasciamo passare come quasi normale il fatto che qualcuno in pronto soccorso aggredisca il sanitario che si trova di fronte, poi diventa un fenomeno di normalità, e questo noi non ce lo possiamo permettere. Grazie, grazie anche per queste parole all'assessore regionale della sanità Angelo Gratarola.